E proprio il caso di dire il ritorno della maga, Margherita Altomonte, che effetto fa ritornare qui? Bello, bello. Devo ammettere che insomma questo rientro ha un duplice significato, un po' insomma, come dire, post-Covid, un periodo molto pesante per tutti quanti, quindi insomma riprendere a fare tutto ciò che è la normalità, tra virgolette, è molto importante. E poi per me ha un significato particolare perché insomma il mio stop è stato, come dire, motivato dalla nascita di mio figlio, quindi adesso avere un tifoso così importante sugli spalti è una bella, come dire, una bella sfida, ecco. No, senti Margherita, ti aspettavi davvero di tornare a Ceregnolo? Allora, devo ammettere che sono. Questa è una bella domanda, perché io in realtà credevo di no, no. Però quando poi, insomma, questa società si è, come dire, interessata, mi ha contattata per, come dire, darmi questa opportunità, mi ha dato come dire, quello spirito, quella carica Sì. per poter dire, beh, forse ricomincio, sì. Quindi non pensavo, ma sono contenta. Di sicuro, considerando la società e lo staff, l'organico che abbiamo allestito, sicuramente è un campionato importante. Conosco tutte le atlete, quindi so che tutte ci mettono il massimo dell'impegno, atlete e società. Per cui mi aspetto un campionato in cui ci possiamo togliere delle importanti soddisfazioni. Credo che ci sia una sorpresa, credo lì. Un po' di amiche che non vedevi da parecchio, eccole qui. Facciamola questa inquadratura perché è davvero una bella condizione di La maglia affetto. è, come dire, quando ci sono queste Sì. amicizie, la maglia alla fine è qualcosa che indossiamo, che portiamo nel cuore, e È questo qui vero. si vede.